Ciao a tutte ragazze, nel video di oggi voglio parlarvi della mia grande passione per l'uncinetto. È una passione nata da ragazzina quando mia mamma mi ha insegnato a lavorarci e riscoperta durante la dolce attesa di Matteo. Infatti, durante quei mesi ho realizzato due copertine in lana che sto utilizzando adesso per il mio bambino, ma ne sto realizzando una terza che è questa qua multicolor al punto chevron. Il punto chevron viene anche definito punto missoni o punto zigzag, è molto semplice e anche divertente da realizzare, per me funziona anche da antistress, e soprattutto è l'ideale quando si vogliono utilizzare filati di colore differente. Questa copertina multicolor ho scelto 7 colori differenti, per ogni colore si realizzano due file di punti, per cui il pattern di base, questa è già la ripresa, è questo, costituito da queste 14 righe dove appunto i vari colori si alternano. Nel caso in cui vi interessasse il tutorial di questo lavoro, ragazzi, fatemelo sapere che realizzo il relativo video, per cui ditemi voi nei commenti. Tutti i lavori che vi mostrerò oggi li ho realizzati con queste matassine di lana gatto super soft, che è una pura lana vergine merino extra fine, particolarmente adatta a realizzare capi destinati ai neonati perché è molto morbida e soprattutto non punge. Adesso cambio l'inquadratura per mostrarvi le altre due copertine che ho realizzato durante la gravidanza. Questa qua è la prima delle due copertine fatte quando aspettavo Matteo. È in colore rosso, ha questo romantico volant più uno spazio dove inserire un nastro in raso, che io non ho fatto a tempo a inserire perché poi Matteo è nato, ed è realizzata al punto coccodrillo. Il punto coccodrillo è di grande effetto e dà origine a lavori molto spessi e caldi e quindi è ideale sia per copertine ma anche per sciarpe o scaldacolli. Se vi interessa il tutorial fatemelo sapere ragazze, così realizzo il video. Ho deciso di fare la copertina in colore rosso perché volevo creare un oggetto che rappresentasse tutto il mio amore verso il bambino che stavo aspettando. La forma della copertina è praticamente quadrata, misura infatti all'incirca 81x84 cm. Il suo utilizzo ideale è come coperta da culla. Infatti, essendo così spessa, non è molto avvolgente sul corpo del bambino, ma funge da un po' come il piumone del nostro letto, per cui io la utilizzo così. Questa è l'altra copertina di Matteo, l'ho realizzata con il punto a treccia e quindi ho scelto il colore bianco perché le trecce in lana mi ricordano la neve e il periodo invernale. È una lavorazione molto più sottile rispetto alla precedente e quindi molto più avvolgente. La utilizzo soprattutto quando allatto Matteo e quindi me lo stringo fra le braccia avvolgendolo nella copertina, molto pratica anche nella carrozzella e nel passeggino. La forma della copertina è rettangolare, misura all'incirca 75x80. Stesso discorso della copertina al punto coccodrillo, se vi interessa il tutorial di questo lavoro, ragazze, fatemelo sapere, così realizzo il video. Ragazze, questi erano i miei lavori in lana all'uncinetto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ditemi se vi possono interessare i tutorial e io mi organizzo e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!